proprio tempo perso. Sono rimasto una linea.
quello che devono fare era quello di portare gli alunni ad apprendere divertendosi. Se questo è il metodo giusto, secondo me la giornata scolastica dovrebbe essere questa, tutti i santi giorni. Ho visto l'ottima imitazione del dirigente quando viene a interrogare. Sono un po' fissato con l'italiano e con i numeri, perché si arriva magari anche alle scuole medie, alle scuole superiori, vedo anche per i telegiornali, fanno una domanda 3x3, sono alunni che rimangono bloccati e sinceramente la scuola non fa bella figura, per cui dico che le nozioni di base, cioè saper fare dei calcoli semplici, saper parlare in italiano, ad esempio scandendo bene, perché noi meridionali confondiamo la D con la T, la B con la B, per cui diciamo Antonio, una bella D, e lo scrivo uno sbagliato. Ecco, queste piccole cose se si possono fare con il divertimento nel mezzo, come si fanno gli spot pubblicitari, c'è un film, uno spot e ricomincia un film, io penso che è la strada giusta. Bravi i bambini ad interpretare il loro ruolo, spero che alcuni problemi sulle tabelline vengano scritte nel copione. Devono studiare, sì, lo studio ci vuole, però se questo si mette insieme al divertimento penso veramente sia una bella cosa. Se poi c'è la collaborazione anche dei genitori che stanno grandi a suonare, in letizia secondo me si può fare tutto. Grazie veramente per essere intervenuti, veramente di cuore, bravi ai vostri figli. Se qualcuno vuole intervenire a dire qualcosa, la magistra ha detto che è un piacere. Volete intervenire voi? La volete una scuola tutti i giorni così? Sì. Dove si studia e si canta. Questa è stata convinto. Va bene, la maestra non convinto, la maestra di classe, perché se vedi un po', perché si è arrivata l'ultima. Che cosa? Come ho detto prima, di passare un minuto con tutti voi. Proprio appunto una volta tanto senza dire i vostri figli fanno questo, non fanno questo, studiano, non lo studiano, lo fanno proprio per rilassarci, che penso sia la cosa più bella. E questo, loro si sono divertiti perché hanno visto, ecco, come dicevo prima, una recita da fare. Io mi sono divertita ancora di più perché l'ho sentiti per tanti giorni ripetere, ripetere, ripetere. Forse abbiamo anche ripassato qualcosa. Ecco, che serve ogni tanto. Va bene, vi ringrazio. Grazie.